Massimino da quarto, Massimino da quarto, è ritornato Massimino da quarto, è uscito dalla questura. Zio ti molo uno schiaffo che stai giù 2 mesi per terra. Scemo di me. Massimino è solo un tamarro, no, è tamarro numero uno. Sì, pronto? Scott, personaggia, voi fate addestramento dei cani? No, mi dispiace, non posso aiutarla. Ma senti, ti faccio una domanda che mi sembra che con gli animali te ne intendi, no? Mi dica. No, ti ho visto i tuoi bar, te ne intendi o no di animali? Le passo uno che è più esperto. Oh, perfetto, vai. Senti che non c'avevo di fare un cazzo. Pronto? Pronto, personaggio, sono Massimino di quarto. Tu te ne intendi di robe dei cani? No, poco. Ciao, ti saluto, ciao bello, ciao. Cosa stai facendo? Ai. Ciao bello. Che cazzo è? Tutto fatto la mattina questo? Pronto? Oh, scemo di merda. Che cazzo fai? Metti giù la cornetta in faccia. Vuoi che ti faccio la faccia da cocorita? Ti faccio crescere il becco facendo ispessimento osseo? Che cazzo fai io? Ho fatto una domanda, te ne intendi di cane o no? Che fai, no, sei tutto fatto, no, che rispondi da malato di mente. Ciao, ti saluto, ciao. Magari che non ce la fai più, smettila col crack. Non ce la fai, guarda che vengo là, Aia. Buongiorno, sono Barbara. Madonna, non ho capito un cazzo mentre parlavi, proprio preciso. Sono Massimino di quarto, fate addestramento animali voi? Scusa? Ti scuso volentieri, c'è anche la voce da fica. Fate addestramento dei cani? No. Cazzo, che peccato. Conosci qualcuno che sa addestrare i cani? Non ti saprei dire. Ma senti, ti chiedo una mezza cosa, che comunque sei nell'ambito, no? Vendi animali? No. Sì. Ma secondo te è possibile fare un addestramento inverso al cane? Cioè, nel senso, un cane che si fa i cazzi suoi? Sicuramente. Ciao. Ah, no, oh, una domanda seria, importante. Personaggia, ma guarda te questa. Pronto, casagino? Cosa hai detto? Pronto? Sì, io perfettamente. Te mica tanto che sento il ritardo mentale. Ascolta, sono Massimino di quarto. Sei addestratore di cani tu? Sì. Perfetto, vedi che ho trovato l'uomo giusto. Io c'ho un cane. Ho preso il canile. Sì. Soltanto che crede che sia stato ai tempi un cane poliziotto. Sì. Io praticamente ho bisogno dell'addestramento contrario. Cioè, invece di addestrarlo a fare delle cose, io avrei bisogno che lo addestri a farsi i cazzi suoi. Ma no! È difficile. Cioè, nel senso che il cane fiuta droghe e cose, no? E se ne va tutto in sbattimento. E purtroppo è un problema con me, con la mia attività. Io c'ho bisogno che il cane, cioè quando è il momento fischio, si fa i cazzi suoi, mangia, caga, fa quello che vuole. Che mica mi sfiuta la bamba nei cassetti, cioè no, è proprio impazzito, capito? E come posso fare per risolvere questo problema? Perché con quello non si può fare. Oh, che cazzo, che ce l'ha affezionato comunque, l'ho chiamato Ringo Starr. Perché mio padre era appassionato dei Beatles, no? Sì. Siccome l'hanno freddato a rivolverati in piazza qua a Quarto Giaro, no? Per ricordarmi di mio padre, gli ho dato il nome Ringo Starr. Non si può fare. E addestrarlo a sentire altri odori? No. Una volta che si è impostato il cane non si può ritornare, non è un computer. Porca miseria, un problema questo, perché a casa mia sai di bambe ne gira quintali. Cioè, come sente droga va fuori di testa il cane. Come posso fare? Cioè io ci voglio bene a sta animale, capito? O te lo tieni così o cambi cane. No, non si può, dai, minchia, Ringo Starr, ormai sono affezionato. Un po' me lo ricorda mio padre, per la basetta, i baffi, cioè ci assomiglia proprio. Mio padre era sardo, no? Minchia, era un tozzo di pelo, mancava solo che camminava a 4 zampe e aveva il collare, era un cane anche lui. Ma sei solo sai dire, no? Capito? Sei addestrato anche tu? Sì. Fantastico. Sei addestrato? Tu sei l'addestratore che fa quando parla al telefono. Un addestratore addestrato. Vabbè, quindi non si può addestrare il cane a farsi i cazzi suoi? Non si può. Non è possibile. Ma se prendo un cane nuovo, posso addestrarlo a non sentire i cazzi miei? Che magari prendo Ringo Starr e lo metto in cortile, no? Basta non addestrarlo a sentirli. Se non lo addestri, non è addestrato. No, nel senso che proprio lo addestro, gli dico, quando magari sono con gli amici che mi sto spaccando sul tavolo, gli dico, dice, fatti i cazzi tuoi, non mi rompere i coglioni. E lui se ne va in un anno. Minchia, fantastico. Tu sei l'imperatore degli addestratori. Senti, allora se magari mi capita un cagnolino, vengo da te allora. Ma non lo devi addestrare, devi lasciarlo così com'è. Così non lo addestri e si fa i cazzi suoi. Ma io ce l'ho un amico che si chiama mio amico si chiama Tonino. Ha chiamato il cane Tonino. Si chiamano tutti e due Tonino, no? Siccome lui vende dalle finestre quando vanno sotto casa, Tonino!
e lui butta i pezzi dalla finestra e poi gli tirano i soldi dentro la cassetta delle lettere, no? Non so neanche perché ti sto raccontando queste cose, che è roba da questura, capito? E allora quando chiama Tonino anche il cane comincia ad abbaiare. Allora magari quello giù dalla finestra dice: sono tre bus, il cane abbaia, e quello in casa non sente un cazzo, capito? Solo che non può cambiare di nome perché ormai l'ha chiamato Tonino. Ma perché non è... poi? Ma... va bene, ti saluto, c'ho gente. Ma se c'è un silenzio della Madonna, sembra un cimitero, che cazzo di gente, no, mi piglia per il culo. Va bene, dai. Ciao, comunque ciao. Appena c'ho il cane ci mettiamo d'accordo, morti. Va bene, ciao. Madonna, da un lucolo sei uscito. Ma cazzo stai? Ah, buono, Ringo Starr. C'ho una pezzata in tasca. Sta buono, un altro, no! Che sto cane mi fa impazzire oggi. Cucci, prendi la bamba. È ritornato. Se vuoi trovare la bamba in casa devi comprarti un cocker.